Davide Gelman, ultimo arrivato in casa Follonica, sei praticamente qui da poche ore, raccontaci insomma le tue prime sensazioni, le tue prime emozioni da giocatore del Follonica. Sì, sensazione molto, molto buona e molto felice di stare qui, credo che ho conosciuto i miei compagni, credo che hai un molto buon ambiente e credo che vamo a fare una buona stagione, vamo a passarlo molto bene perché credo che hai squadra per questo. Senti, perché hai scelto Follonica? Cosa ti ha convinto, ecco, del progetto biancazzurro? Mi ha convinto che ho sempre voluto provare un'esperienza e credo che Follonica è una piazza più importante del hockey italiano e credo che è un'opportunità per poter disfrutare di un campionato molto bello e per intentare fare una cosa più importante. Senti, tu vieni dal Girona, hai realizzato 25 gol nel campionato spagnolo che possono sembrare pochi, ma in realtà in un campionato difficile e diverso come quello spagnolo sono sicuramente un buon numero. Ecco, cosa ti aspetti dal campionato italiano? Mi aspetti un campionato molto offensivo, credo che si marca molto, molto a reti comparata con Spagna, ma non mi posso un numero esatto di reti, solo voglio aiutare alla squadra per fare lo migliore possibile e vincere tutte le partite possibili per stare lo più alto. Senti, abbiamo detto sei un attaccante, però entrando un po' più nello specifico, quali sono le tue caratteristiche? Sono un giocatore che è molto più intenso, che vive molto l'hockey, e un giocatore che va a intentare fare tutto perché tutte le tifosi stanno molto contento di che io stia qui questa stagione e chi sa la prossima. Ecco, e per chiudere, cosa ti senti di promettere ai tifosi del Follonica, che sono abituati insomma a grandi giocatori, a giocatori che qui hanno veramente scritto la storia dell'hockey? Non vengo a scrivere la storia, credo, vengo a lavorare, vengo a fare tutto per aiutare alla squadra e credo che settimana vamo a vedere dove stiamo in classifica e se possiamo mirare più alto o tenemos che essere realisti e mirare alla classifica per entrare in playoff. Grazie e buona fortuna. Grazie a te.